Buonasera gentili telespettatori di Teleprima, buon inizio di giugno, ben ritrovati ad una nostra nuova puntata qui dagli studi di Teleprima di Sport 91 Live. È finito il campionato, ma come abbiamo avuto anche modo di dire nelle precedenti puntate, il calcio non si ferma. Tra 10 giorni inizia il percorso della nazionale agli europei del 2021-20, comunque è rimasta la nomenclatura di Euro 2020, ma il calcio è andato avanti anche per quanto riguarda le squadre di club. Sono cambiate tante panchine, già si inizia a vociferare di mercato, insomma il calcio che si gioca sia in campo che fuori, come spesso accade in estate. Ne parleremo come tutti i martedì in compagnia di Alessia Bartiromo. Ciao Ale, buonasera. Ciao Francesco, grazie mille per questo nuovo invito. Beh certo, insomma un invito ormai standard che va avanti da più di qualche mese, insomma a memoria non li ricordo tutti. Vero. Iniziamo allora, come si diceva, senza più grafiche, senza classifiche. Adesso un po' ci mancano, devo dire, un po' grafiche. I numeri, diciamo, le posizioni con i campionati che si sono conclusi. È stata ufficializzata anche la scorsa settimana l'ultima squadra in Serie A, che è il Venezia di Zanetti. Però tra 10 giorni inizia l'Italia ha un cammino europeo, una squadra forte. C'è stata qualche polemica, in particolar modo una di Angelo Gbona, che ha detto il mister Mancini non è stato mai meritocratico con alcune scelte. L'Italia secondo te dove può arrivare? Beh, l'Italia parte con, non posso dire i favori del pronostico, certo, ma comunque con tutte le carte in regola per fare un grandissimo europeo. È un gruppo che ha trovato un'ottima quadra grazie anche al gran lavoro del CT Mancini. È un gruppo che si sa divertire dentro e fuori dal campo, un giusto mix di calciatori che comunque sono importanti con i propri club, non solo in Italia ma alcuni anche nel panorama internazionale ed europeo. E soprattutto è un gruppo che appunto ha il sorriso, che si diverte, che ha saputo anche lasciarsi alle spalle le polemiche, il mercato, tutte le problematiche derivanti dal finale di stagione. È un gruppo fatto di amici prima che di compagni di squadra, pronto a godersi appieno questa grandissima avventura dell'europeo. Sanno che è una grande chance ovviamente di mettere in luce non solo se stessi ma anche riscattare l'Italia, che negli ultimi anni ovviamente non ha fatto propriamente benissimo, e quindi far sì che l'Italia possa ritornare anche ai fasti di un tempo ed arrivare quanto più avanti possibile. Non sarà facilissimo, perché abbiamo visto anche un po' dalle prime pre-convocazioni le avversarie dell'Italia, ovviamente non soltanto nella prima fase che conosciamo ma in generale sono agguerrite, soprattutto con tanti campioni, molti anche al centro del mercato dei top club italiani ed europei, e secondo me questo condizionerà molto anche il mercato che sarà, che poi sarà anche un mercato abbastanza fulmineo, perché quando c'è l'europeo ovviamente poi le squadre vanno in ritiro ed è tutto ancora più veloce. Cambia tutto, e sicuramente su un discorso di squadre impossibile non considerare la Francia, già campione del mondo senza Benzema, fa tornare un giocatore straordinario. La Francia sicuramente candidata numero uno, c'è l'Inghilterra, c'è il Belgio e a mio avviso nei limiti c'è anche la Spagna, e mi ricollego a quello che è successo tra Spagna e Italia con le giustissime e dovute, diciamo, precauzioni sul punto. Però la Spagna ha deciso di tenere fuori tutti i giocatori del Real Madrid, questo non succedeva da anni, in particolar modo Sergio Ramos per una stagione un po' difficile da punto di vista, diciamo, fisico prima di tutto. L'Italia ha fatto lo stesso con Zaniolo, dicevo, due giocatori comunque importanti, ripeto, giustissimi paragoni. Sergio Ramos è una bandiera del campionato e soprattutto della selezione espagnola. Diciamo, sei d'accordo con questa idea di comunque non convocare giocatori che in realtà in condizioni normali sarebbero non solo convocati ma addirittura titolari, per insomma dare spazio a chi magari ha giocato di più e quindi meglio in questa stagione? Assolutamente sì, soprattutto per quanto riguarda in primis l'Italia. Molto più facile tenere fuori Zaniolo, certo, che comunque è stato out veramente tanti mesi per un brutto infortunio, che sembra aver recuperato la migliore forma fisica, ma ovviamente poi dimostrarlo in campo e ad un europeo, l'europeo è molto giovane, quindi è capitato in passato con grandissimi campioni come ad esempio lo stesso Totti, però sono casi ovviamente molto rari. Scelta molto più complessa quella della Spagna, che ha avuto poi uno strascico
anche di polemiche, perché parliamo, nel caso anche di Sergio Ramos, di calciatori di spessore e soprattutto di grande esperienza internazionale, leader appunto della selezione, possiamo dire. Quindi è stata sicuramente una scelta molto più complessa rispetto a quelle che ha operato il CT Mancini, però bisognerà fare i conti poi con i risultati alla fine, e saranno solo quelli il metro giusto, se sia stata così una decisione presa, ovviamente, che abbia avuto dei frutti positivi o meno. Il calcio intanto prosegue, il calcio prosegue in campo, ma si prosegue anche nei tavoli dirigenziali, le modifiche alla Serie A. E parto dalla squadra campione d'Italia, l'Inter, che vince il campionato, aveva comunque sicuramente l'intenzione di spingere, poi purtroppo gli asset societari devono essere rivisti, e comunque con un discreto clamore Antonio Conte ha deciso di salutare la compagnia, ha puntato la dirigenza su Simone Inzaghi, però nell'ottica del ridimensionamento di cui si parlava, difficile vedere grandi acquisti, molto probabile vedere grandi cessioni. Su tutte è possibile sacrificato Hakimi. Il Paris Saint-Germain ha offerto 80 milioni di euro per il calciatore, l'ex terzino del Real Madrid. Insomma, anche le squadre che vincono devono fare i conti poi con problemi e tematiche societarie. Sì, forse questa è stata la notizia che mi ha scioccato di più di questa settimana, veramente, che hanno visto un valzer di allenatori senza precedenti, una serie di intrecci veramente clamorose, e siamo solo all'inizio. Però assolutamente è stato un peccato per l'Inter, anche perché soprattutto con il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus era importante mantenere non solo l'ossatura in campo, perché si parla della cessione di Hakimi, lo stesso Lautaro, almeno uno tra Lukaku e Lautaro, anche se ovviamente il Toro sembra essere il primo indiziato verso la cessione, ma nonostante ciò privarsi di una guida tecnica importante come quella di Antonio Conte, che ha saputo dare così tanto anche in termini di identità all'Inter quest'anno, è sicuramente un grande passo indietro. Ancora di più perché ha approdato un allenatore, Simone Inzaghi, che per quanto sia tra gli allenatori, possiamo dire tra virgolette, esordiente o comunque giovane che si sta facendo strada tra i top club, però è ben diverso anche come idee di gioco rispetto allo stesso Conte, quindi non so effettivamente quanto questo passo possa essere in avanti per l'Inter o comunque un passettino indietro, anche perché, ripeto, la Juventus è sicuramente è ben intenzionata a recitare un campionato da protagonista, anche perché due stagioni consecutive difficilmente le sbaglia, quindi è ben consapevole di doversi rimboccare le maniche, e con Allegri ovviamente nulla può essere lasciato al caso. Rivedremo una Juventus più vecchio stile, ancor più famelica e con un mercato ancor più mirato, ovviamente poi decisioni della UEFA a parte, perché anche lì è tutta una grande incognita. Nonostante ciò, però, l'Inter si è trovata anche un po' obbligata con tutte le problematiche societarie ed economiche, come lo stesso gruppo ha dichiarato, quindi è stata una scelta che forse ci si aspettava, anche perché Antonio Conte vuole sempre andare avanti, vuole sempre migliorare, anche quando la sua squadra vince lo scudetto, anche quando la squadra è molto competitiva, e questo purtroppo non si poteva ottenere quest'anno. In tema Juve, naturalmente, che è stato introdotto, la Juve fa una scelta, decide, nonostante un anno che comunque è stato salvato, diciamo concettualmente, tra la vittoria della Supercoppa e della Coppa Italia e la qualificazione in Champions League, grazie anche, tra virgolette, all'ausilio del suicidio calcistico del Napoli, ma si interrompe la relazione con Andrea Pirlo, si torna indietro con la presentazione, prima stile con la geopolitica, ecco, del Minnesota, poi la giacca che è stata lanciata da Allegri contro la SPAL, e poi la presentazione in stile social dell'allenatore livornese che torna nella Juventus, 9 milioni di euro a stagione. La Juve ha fatto una scelta, bene Pirlo, però dopo i grandi successi ottenuti anche da calciatore si è deciso di puntare altro. Te l'aspettavi?
Me l'aspettavo nì, possiamo dire. Abbiamo parlato nelle scorse settimane anche di quanto il futuro di Andrea Pirlo fosse comunque sulla graticola, con questa spada di Damocle da tempo che pendeva sulla sua testa. Ci aspettavamo anche ovviamente l'addio di Cristiano Ronaldo, un po' di rivoluzioni in casa bianconera. Non mi aspettavo tutto con questa velocità, perché nell'ultima giornata di campionato, negli ultimi giorni del campionato, si è giocato un po' a confermare gli allenatori piuttosto che parlare poi certo. Chiaramente abbiamo visto anche tante apparizioni ufficiali dello stesso Pirlo, ancora sposato possiamo dire con il bianconero, per poi ufficializzare soltanto qualche ora dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. Ce l'aspettavamo, perché ovviamente quest'anno, per quanto la Juventus abbia conquistato comunque due trofei e il piazzamento Champions, ma non è stata una stagione a livello delle aspettative, anzi il cammino in Champions è stato comunque deludente, è finito anzitempo, l'atteggiamento della squadra non è stato a livello degli scorsi anni, è stato molto altalenante, lo stesso Pirlo ha trovato soltanto alla fine della stagione la giusta quadra, l'abbiamo detto, cambiando fino praticamente alla finale di Coppa Italia 38 formazioni alla sua Juventus, quindi ha avuto sicuramente tanti problemi, ha avuto una squadra anche, lo possiamo dire, non completa all'altezza della Juventus alla quale eravamo tutti abituati, soprattutto il centrocampo ovviamente, perché anche in attacco parliamo di nomi importanti, la difesa ahimè ovviamente molto forte, ma forse qualcosa c'è da fare, va un po' svecchiata anche in quel, sì. Sotto quel punto di vista. Nonostante ciò penso che per la Juventus sia comunque la migliore scelta, poiché con Allegri c'è comunque una storia d'amore che possiamo dire non è mai terminata, anzi hanno fatto grandi cose insieme, e vedremo se il nostro assunto della minestra riscaldata sarà smentito, oppure alcune minestre vanno bene anche riscaldate, chissà. Proprio su questo, a proposito anche del discorso di svecchiare la rosa, un dato importante arriva dal saluto, l'ultimo saluto della carriera di Gigi Buffon da calciatore della Juventus. Il ritorno di Allegri potrebbe dare un buon vantaggio a una rinascita per Dybala, e dall'altro invece un po' di difficoltà per Ronaldo. Mai stato un grande rapporto tra Ronaldo e Allegri, quindi appena arrivato Allegri è molto più probabile che lasci Ronaldo, insomma. Eh sì, anche perché ha scritto questi messaggi un po' sibillini di commento al campionato, che sembravano tanto dei messaggi di addio. Sono un po' chiacchierate anche le sue operazioni di trasloco, ma sono operazioni che lui comunque ogni anno fa, anche perché ovviamente ha modo di certo. Acquistare case, di spostarsi, è giusto che sia così, non per forza deve essere legato al futuro in un club, però sì, in questo momento, ma credo anche sia giusto per età, per talento, proteggere e focalizzarsi anche su Dybala, un calciatore secondo me straordinario, dal talento cristallino, che può fare poi benissimo, così come ha fatto comunque anche in questa stagione, infortuni certo. E stop a parte in casa bianconera, però dovendo fare un sacrificio, l'abbiamo detto anche nelle scorse puntate, per età, ma io credo soprattutto come obiettivi, perché credo che l'unico obiettivo rimasto per Cristiano Ronaldo alla Juve sia la vittoria della Champions, però ovviamente nulla è scontato, l'abbiamo visto anche quest'anno, quindi ovviamente bisognerà vedere quanto nel caso Ronaldo, Allegri a parte, sia convinto di restare in bianconero, ma secondo me ha questa necessità di cambiare area, non so per quale destinazione, perché sarebbe comunque sì. Un'operazione un po' complessa, però credo comunque sia indiziato ad andare via. Concettualmente è l'ingaggio il problema principale, sono 31 milioni che percepisce tra Juventus, ma non tutte le squadre, soprattutto in ottica Covid, possono permettersi un tale stipendio. Cristiano Ronaldo, che per nostra fortuna ritroveremo all'Europeo, lo ripetiamo, dall'11 giugno all'11 luglio, la possibilità di vedere una grande manifestazione sportiva. Chi potremo rivedere invece in Serie A e in casa Lazio è un allenatore molto amato non solo dai due sottoscritti, diciamo, ma da gran parte della platea italiana, per quello che ha saputo dare al calcio, è Maurizio Sarri. L'entourage ha avuto colloqui positivi con la Lazio, dubbi naturalmente da parte di
Lotito che ancora glissa prima di una conferma, però potrebbe essere un bel colpo da 90 per i biancocelesti. Un bel colpo da 90 e fa piacere anche perché forse era un po' la panchina che mancava in questo Valzer, era rimasto sì. Solo lui da solo in un angolino ad attendere, magari ovviamente attendendo anche coloro che hanno lasciato attualmente le panchine e che non hanno trovato ancora destinazione, però a questa Serie A veramente mancava troppo Maurizio Sarri ed è giusto così anche perché con il ritorno di Spalletti, di Mourinho, sì. C'è un bel po' di personaggi belli focosi in una questo serie campionato. Che torna a livelli davvero alti, insomma. Sì, davvero altissimi, quindi comunque una notizia che fa piacere. Io mi immagino soltanto cosa possa essere accaduto in questa settimana in casa Lazio, poiché mi ci metto anch'io in prima persona. Poche ore prima avevo scritto praticamente del rinnovo di Simone Inzaghi, sì. Fatta con questa stretta di mano con il presidente Lotito, appunto in una cena nella quale avevano parlato del futuro. La mattina dopo Simone Inzaghi all'Inter, quindi io mi immagino soltanto i tifosi della Lazio che poi hanno visto una bandiera ovviamente, sì. Preferire un altro club dalla sera alla mattina, quindi oltre che ovviamente come organizzazione e ciò che possa essere proprio nell'ottica futura per la Lazio, una Lazio che comunque vuole ricostruirsi partendo da un'ottima base ma che comunque vuole trovare quella continuità che forse quest'anno è mancata un po' anche per quanto riguarda proprio la Serie A. Sarri però sarebbe assolutamente un colpo da 90, mi sarebbe piaciuto tantissimo alla Roma, mi piacerebbe tantissimo alla Lazio. Quindi. Sì, sicuramente un grandissimo allenatore, la Roma tra virgolette comunque si è consolata con un altro grandissimo allenatore come José Mourinho e si riparte con vari dubbi. Naturalmente Mourinho arriva a Roma per vincere, si parla di vari nomi, Ciacca su tutti, in porta dovrebbe arrivare Areola, ma la notizia più importante, vista la stagione, le ultime stagioni che ha fatto, è che si sta praticamente concludendo il rinnovo di Mkhitaryan. Ma sì, ma assolutamente, anche perché credo che avrebbe avuto un mercato esagerato, non solo in Italia, ma anche in Europa ovviamente, ma la Roma in questo momento deve prima di tutto preservare i suoi big, quindi fare un mercato per rinforzarsi, non solo per sfoltire, che ha già fatto lo scorso anno e negli anni precedenti. Poi con José Mourinho ovviamente, lo diciamo sempre, sono quegli allenatori che hanno un appeal importante anche sul mercato, possono permettersi la proverbiale certo. Telefonata e quindi cercare di convincere anche dei grandi campioni ad arrivare, ma anche coloro che ci sono a restare e quindi provare anche questa grande esperienza di essere allenati da Mourinho, che ha comunque una prospettiva di calcio non solo nazionale ma anche internazionale, quindi perché no, però assolutamente un rinnovo importante e deve essere questa la base sulla quale si deve fondare la Roma del prossimo anno. Mourinho, leggevo questa mattina che dovrebbe aver fatto addirittura una telefonata, visto la famosa parliamo di telefonate. La famosa caratura di cui parlavi a Gianluigi Donnarumma, proprio per cercare di convincerlo. Qui si apre un altro tema importante, ne abbiamo parlato nelle scorse settimane di quel sogno infantile, tra virgolette, nel senso proprio piccolo, che poi cresce, si arriva a debuttare per la squadra del cuore e finisce così male, molto male, perché è finita una storia importante, quella tra il Milan e Donnarumma, salutato in maniera signorile, come accade sempre, da Paolo Maldini, ha detto la sua avventura a Milano termina qui, il Milan si è già cautelato, ha chiuso per Maignan. Alla grande, infatti. 13 più 2 di bonus, a mio avviso, un colpo davvero straordinario. Donnarumma avrebbe declinato l'offerta della Roma perché vuole provare ad arrivare ad una squadra ancora più al top dei giallorossi, si parla di Barcellona, si parla di Juve, già ci hai spiegato la scorsa settimana il tuo pensiero sulla storia di Donnarumma, ti chiedo adesso dove ti piacerebbe vederlo. Barcellona, scusami, non credo sia tanto facile avere un posto da titolare, alla Juve soprattutto se non va via Szczesny è più o meno la stessa cosa. Esatto, se non dovesse andare via Szczesny, ma non so neanche, perché quest'anno è vero che c'era già Luigi Buffon, che è ancora uno dei migliori portieri, veramente posso dire, al mondo, non solo in Europa, nonostante i suoi 43 anni, però veramente è fortissimo, quindi ci sta anche nelle varie competizioni un po' di turnover.
Ma nonostante ciò io sono preoccupata eventualmente per un salto di qualità di questa portata proprio per il rendimento dello stesso Donnarumma, che viene già da un'estate particolare dove Raiola ha fatto tanto e sta facendo tanto. Ovviamente assumersi le responsabilità eventualmente di giocare titolare in una squadra come la Juve, che davvero non può permettersi passi falsi nella prossima stagione, sarebbe comunque un'assunzione di responsabilità molto grandi. Quindi magari una dimensione come la Roma, come appunto abbiamo detto allenata da un allenatore fantastico che può puntare sul suo talento ma dargli anche quell'attenzione e quella serenità, potrebbe essere una soluzione molto importante per lui, anche perché è giovanissimo. Sì. Quindi è impensabile bruciare le tappe e rischiare così tanto in questo momento della sua carriera, dopo l'europeo, e quindi io credo che una dimensione, non posso dire di medio livello, perché comunque la Roma allenata da Mourinho è di alto livello, però una soluzione che possa gradualmente inserirlo ancora una volta nelle squadre top d'Europa possa essere per lui la migliore, perché rischia altrimenti di bruciarsi. Quindi questo non deve assolutamente accadere, anche perché, che ripeto, è veramente molto giovane, ha compiuto una scelta anche molto coraggiosa, sì, molto chiacchierata, tante polemiche. Spero che però sia frutto della sua razionalità, di ciò che vuole dal suo futuro e non solo da mere scelte di procuratore ed economiche. Che sicuramente è molto importante nel calcio di oggi. Prima di proseguire con la nostra puntata di Sport 91 Live, ci prendiamo un piccolo break, torniamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Una lente di ingrandimento sull'Italia e sulla Campania. Un occhio attento su tutto ciò che avviene in città. Benvenuti su Notis, quotidiano online di informazione nazionale e regionale. Focus sulla cronaca, politica, attualità, cultura, spettacoli e sport. H24. Ci puoi trovare su www.notix.it e sulle nostre pagine social con i canali dedicati su Facebook, Instagram e YouTube. Tutta l'informazione nazionale e regionale solo su notix.it. Azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali ed energie rinnovabili, la famiglia Cancello ha costruito e realizzato da solide fondamenta un'azienda del futuro, partendo dalla produzione agricola e sviluppandosi nel settore immobiliare, anche nei rami delle costruzioni e delle energie rinnovabili, con rispetto e amore per l'ambiente. E ad oggi l'azienda è un modello di impresa all'avanguardia nella zona di Aversa Nord, con marchi importanti tali da accrescere così l'appeal del nostro territorio. Gruppo Marican, via Consortile SNC 81030, zona ASI, Teverola, Aversa Nord, Caserta. Eccoci rientrati in studio qui a Sport 91 Live dagli studi di Teleprima in compagnia di Alessia Bartiromo, con tutti i martedì, parlando dell'analisi della Serie A del futuro, Serie A del futuro che vedrà il nuovo Napoli di Luciano Spalletti. Non c'è stata, diciamo, questa grande accoglienza, almeno io ho potuto leggere commenti un po' più negativi di quello che, insomma, potessi aspettarmi da un allenatore che comunque ha fatto molto bene. Il Napoli ha deciso di dare carte bianche, diciamo, a Spalletti. C'è anche la possibilità di un rinnovo qualora la situazione dovesse andare bene. Conclusasi l'avventura di Gattuso, decide De Laurentiis, come aveva annunciato, di puntare su un allenatore italiano, che non è un gioco di parole, proprio italiano, dello Spezia. Si punta su Spalletti, che ha fatto comunque tanto, ha fatto bene soprattutto con la Roma, un pochino anche con l'Inter, per rilanciare il Napoli del futuro. Eh sì, anche se un po' si stanno redimendo i tifosi, devo dire la verità, fortunatamente. Ma ancora che abbia messo piede a Castel Volturno. Sì, ma anche perché ho ascoltato veramente delle cose inimmaginabili che si riferivano al 99,9% alla serie TV su Totti. Quindi ad un certo punto ho iniziato anche a pensare, magari stanno scherzando, non lo so, hanno le idee confuse, però il calcio è tutt'altra cosa. Infatti mi aspetto anche qualche giudizio
rischio particolare in futuro dopo aver visto il film sul Divin Codino, che chiama in causa altri personaggi del mondo del calcio non in una maniera positiva. Poi ovviamente non faccio spoiler se ancora non l'avete visto, però assolutamente il mondo reale non è una serie TV, soprattutto il mondo reale è sempre preso da entrambi i punti di vista, non soltanto da un unico punto di vista. Certo. È vero, c'è quello dei campioni che sono stati spesso chiamati in causa dallo stesso Spalletti, che ama il gioco di squadra, ama il talento, ama le individualità, ma sempre a favore della squadra. Quando è intervenuto in casi specifici, e per fortuna ne sono stati pochi, ovviamente per fortuna delle sue squadre, erano situazioni molto al limite e molto molto particolari. Non è che per partito preso si schiera automaticamente contro tutti i capitani. Fa il bene della squadra e cerca comunque di dare una quadra precisa a prescindere dai giocatori. Fatto sta che non sto condividendo le scelte di Spalletti, ma sto soltanto analizzando il suo modus operandi negli ultimi anni. Io credo, come ho già detto anche la settimana scorsa quando abbiamo parlato di ipotesi, che Spalletti sia la migliore scelta di questo Napoli, anzi una scelta veramente di grandissima qualità e grandissimo livello, considerando che il Napoli non giocherà la Champions, non avrà gli introiti della Champions, giocherà l'Europa League e che, non dico si dovrà ridimensionare, ma comunque dovrà operare anche un mercato importante in uscita, volente o nolente, con alcuni calciatori come lo stesso Fabian che non hanno voluto rinnovare all'ombra del Vesuvio, altri giocatori come Koulibaly che hanno molto mercato dalle big d'Europa, quindi sarebbe particolarmente difficile trattenerli. Quindi ovviamente il Napoli si è cautelato con un altro di quegli allenatori che possono permettersi di alzare il telefono, come già sta facendo in questi giorni, e di cercare di convincere grandi calciatori anche da tempo sul taccuino di Giuntoli a giungere proprio in azzurro. Quindi per tutti questi fattori io non riesco a vedere scetticismo, oltre al fatto che si proseguirà con lo stesso modulo, quindi c'è comunque seppur in maniera diversa, ma ci sarà comunque continuità tattica, quindi sono tutte variabili che sinceramente mi fanno ben pensare per il Napoli del prossimo anno. 4-2-3-1 che tra l'altro rese famosissimo la prima Roma di Spalletti con Totti, falso 9, una grande stagione, lo ricordo con immenso piacere da un punto di vista sportivo, e continuità che dovrebbe proseguire non solo nel modulo ma anche con gran parte dei giocatori. Dicevi giustamente un mercato ridimensionato visti i mancati introiti. C'è qualche nome, la famosa fascia sinistra che ogni anno si dovrebbe rinnovare. Freme. Quest'anno ci sono vari nomi che piacciono alla dirigenza azzurra, di cui si inizia a scrivere, come spesso accade, sui vari giornali e televisioni. Uno è quello di Emerson Palmieri, che più di una circostanza è stato posto vicino, il suo nome accanto a quello del Napoli, 15 milioni di euro per un calciatore che ha vinto comunque la Champions, va detto, è stato il secondo italiano dopo Jorginho, ma al Chelsea ha trovato pochissimo spazio. Si parla poi di D'Ambrosio e si parla di Vesino, dunque grandissimi nomi non ce ne sono. Forse perché non solo da un punto di vista economico, ma Spalletti dovrebbe aver già riconosciuto il buon valore comunque della rosa e pensare di andare semplicemente a puntellare qualcosa. Esattamente, infatti dai primi rumors lui è proprio questo il discorso che ha fatto: l'ossatura della squadra è buona, è ottima, la squadra ha grande talento, ma noi l'abbiamo sempre detto, il Napoli ha comunque un'ottima rosa, ma era incompleta, doveva essere puntellata in alcuni reparti. In primis bisogna fare un po' di chiarezza a centrocampo, e anche lì lo stesso Spalletti ritrova un suo pupillo. Io non ero a conoscenza, l'ho scoperto praticamente da poco, che è Lobotka, un altro giocatore che è stato sempre abbastanza ai margini in questi mesi, soprattutto dei piani tattici del Napoli, che non ha trovato con Gattuso né continuità né spazio e forse neanche fiducia. Quindi già lì si possono fare dei movimenti importanti, ma poi la qualità assolutamente c'è, ma anche nell'attacco azzurro. Si parla infatti finalmente di aver quasi trovato l'accordo con Zaccagni, quindi comunque tra le linee qualcosa si muove. Per quanto riguarda i nomi che mi hai fatto tu, beh, Emerson Palmieri a me già piace tantissimo, quindi potrebbe essere veramente quell'innesto che può fare la differenza anche lì, ma come anche D'Ambrosio, anche Vesino, c'è stata la proverbiale telefonata, quindi
si è iniziato un po' a sondare il terreno, linee di fuoco potremmo dire. In questi giorni è emerso anche che ovviamente per porzioni diverse del campo avrebbe effettuato anche una telefonata a Raja Nainggolan, che però al momento ha come obiettivo restare al Cagliari, quindi ha un po' delle situazioni sue pendenti che devi cercare di risolvere, quindi non sarebbe propenso ad un trasferimento, anzi a un cambio di vita, perché poi lì ha la famiglia, i figli che comunque sono abituati a stare a Cagliari da tanto, quindi sarebbe comunque un cambio di vita, non soltanto un cambio di squadra per lui. Però sinceramente sono tre nomi che a me piacerebbero tanto. Un po' ci sono delle perplessità per quanto riguarda la condizione fisica di Vesino, ma anche per quanto visto D'Ambrosio anche contro il Napoli ha sempre fatto molto bene, quindi credo che sia un giocatore che con il giusto allenatore, con il giusto ambiente, poi è casa sua, quindi potrebbe fare veramente bene. Chiudiamo con il cerchio, facendo un passo indietro, quello che dicevamo all'inizio. L'Inter è stata obbligata essenzialmente a dover fare delle modifiche societarie che riguardano però anche il Napoli, e qui il tasto è particolarmente dolente perché due bandiere azzurre sono in dubbio. Parto da Lorenzo Insigne, dando due numeri: il calciatore partenopeo percepisce al momento 4 milioni e mezzo a stagione, ha chiesto 5 milioni per proseguire, il contratto scade il 30 giugno del 2022, il Napoli ha fatto una controfferta di 3 milioni e mezzo, situazione analoga e stesso parametro di ingaggio anche per Dries Mertens. Insomma, è quasi un dispiacere doverli perdere. Partiamo comunque da una considerazione del fatto che entrambi hanno intenzione a proseguire il connubio con il Napoli, Insigne a maggior ragione, però i dubbi sono legittimi. I dubbi sono legittimi anche perché al momento Lorenzo Insigne, partendo da lui, è partito per gli europei e non si è parlato ancora concretamente di rinnovo, e non credo che lo faccia. No, se ne riparlerà in questo dopo. Periodo se ne riparlerà dopo, quando il tempo sarà poco, quando il Napoli già sarà in ritiro, quando probabilmente, spero quanto dopo possibile, sarà agosto e lui raggiungerà eventualmente gli azzurri e il campionato inizierà fino ad agosto, quindi i tempi comunque sono stretti sia per parlarne che per agire. Ovviamente penso che le idee siano abbastanza chiare, la differenza tra domande e offerte è così poca, ovviamente facciamo i conti in tasca ai calciatori, no, però certo. Parliamo sempre da esterni, 1 milione di euro è normale che possa far la differenza, però quando si parla della propria squadra del cuore, quando si parla di un giocatore, il miglior giocatore della stagione del Napoli, sinceramente si può sicuramente venire incontro, quindi società e Lorenzo Insigne, che non voglio neanche accostare al caso Donnarumma, quindi voglio proprio rigettare quell'idea, però spero davvero che possa, come lui spesso ha dichiarato e come lo stesso De Laurentiis ha dichiarato, diventare un po' la bandiera del Napoli, il Totti del Napoli, quindi fare veramente gran parte della sua carriera in azzurro con questa maglia tatuata addosso. Quindi se veramente la sua intenzione è quella di proseguire, che lo faccia quanto prima e che si arrivi a un accordo preciso. Per quanto riguarda Mertens la situazione è simile, perché sinceramente lui qui vive una situazione idilliaca, sta benissimo, la sua famiglia sta bene, la cagnolina sta bene, perché anche quella è una cosa importante, sta sul terrazzo, guarda il mare, guarda Capri, le isole, casa il Vesuvio, esatto. Quindi anche lei gode di ottima salute insieme a Kat, ovviamente, e qui sta bene. Si vede al Napoli, il problema sono le prospettive future, anche perché è un classe 87 e deve capire cosa fare da grande, se chiudere la carriera al Napoli oppure se regalarsi magari il proverbiale anno in Giappone che stiamo rincorrendo ormai da tempo e dare una svolta lì alla sua carriera, ma penso che al momento abbia bisogno proprio di fermarsi, dare una spinta finale a ciò che è stato e ritrovare anche un po' di serenità dal punto di vista fisico, e può dare ancora qualcosa a questo Napoli in termini di carattere, tantissimo, perché secondo me è più lui il leader azzurro anche fuori dal campo, e bisognerà vedere un po' le sue volontà in primis, che lui ami Napoli, su questo non c'è dubbio. Sicuramente importanti entrambi per il futuro del Napoli.
bisognerà venirsi incontro, come spesso accade nei matrimoni. C'è bisogno è la vita. C'è bisogno di un compromesso, altrimenti è particolarmente difficile, insomma, proseguire in modo sereno. Noi siamo in chiusura, io ringrazio come sempre Alessia Bartiromo per il suo contributo. Grazie a te, grazie mille, mi sa che ci rivedremo venerdì, quindi non ti libererai di me facilmente. Allora a questo punto diamo l'appuntamento per venerdì alle ore 21:30 con Alessia Bartiromo in conduzione con Prima Serie A. Questa puntata di Sport 91 Live invece si conclude qui, l'appuntamento è a martedì prossimo come sempre alle 21:30 qui dagli studi di Teleprima. Grazie come sempre a voi per averci seguito, arrivederci e buona serata.